Per la prima volta, a causa dell'emergenza Covid, l'11 maggio non si ripeterà lo spettacolo di Fede che da oltre mezzo secolo si rinnova nella vallata di Santa Domenica, con folle di pellegrini che giungono da ogni regione e dall'estero per partecipare alle solenni celebrazioni programmate nel santuario diocesano fin dalla vigilia in occasione dell'anniversario di Nostra Signora dello Scoglio. Quest'anno il popolo di Maria Santissima sarà unito spiritualmente da un momento speciale di preghiera, digiuno e opere di carità. A indire questa giornata per implorare Dio per l'intercessione di Maria di aiutare l'umanità e superare la pandemia in coincidenza con il 52esimo anniversario è il vescovo Francesco Oliva che sottolinea quella che stiamo vivendo è una situazione a cui non siamo abituati. E se tale circostanza da un lato ci preoccupa perché ci sta facendo prendere coscienza della nostra fragilità e povertà, dall'altro ci esorta a vivere, seppur a distanza, nella forza della fede, nella certezza della speranza e nell'operosità della carità. Pertanto, non dimentichiamo di rivolgersi a Dio, Creatore, in tale crisi, facendo digiuno e opere di misericordia, confidando in colui che è la porta delle pecore, la porta che non inganna, che indica il vero, che conduce alla vita della vita in abbondanza, perché ci salvi da questa afflizione e aiuti gli scienziati a trovare una medicina che la sconfigga. Con queste intenzioni, aggiunge Monsignor Oliva, vescovo della diocesi di Locri Gerace, conoscendo la gravità del problema che sta attraversando il mondo intero, visto anche il diritto canonico, con la presente atto indico una giornata di preghiera che avrà luogo l'11 maggio su tutto il territorio diocesano. Questa giornata è l'occasione, dice il vescovo, per affidare la nostra chiesa locale a quanti sono contagiati, che si prende cura di loro all'intercessione della Beata Vergine Maria dello Scoglio. La madre soffre quando in momenti di calamità, di guerre e di pericoli di ogni genere non vede vicini i suoi figli. Chiedo a tutti i devoti di Nostra Signora dello Scoglio e a quanti lo vorranno di implorare Dio per l'intercessione di Maria, perché aiuti l'umanità a superare il grave pericolo del coronavirus. In questo giorno, oltre al digiuno, rinunciando a un pasto, vogliamo essere vicini con un segno di elemosina, raccogliendo delle offerte che devolveremo a sostegno delle famiglie più bisognose e del personale medico-sanitario che si sta spendendo con generosità e sacrificio nella cura dei malati.